Monsignor Domenico Pompilli, vescovo di Verona, vescovo della diocesi di San Zeno, noi abbiamo deciso di battezzarla. Per la prima volta, una delle primissime volte sul lago di Garda, sappiamo che la diocesi di Verona abbraccia una parte del Basso Garda. Lei oggi è qui alla fiera di Ronato, ma soprattutto anche per fare la benedizione a questi mezzi agricoli che stanno alle nostre spalle. Sì, che riportano all'attenzione di tutti l'importanza strategica di quello che è definito il settore primario, cioè l'agricoltura, che diciamo nel periodo storico che viviamo qualche volta rischia di essere considerato un po' secondario, invece è primario, perché dalla terra viene fuori la risorsa fondamentale per la nostra esistenza, e benedire perciò i mezzi che rendono possibile un'agricoltura che sa avvalersi anche delle novità tecnologiche significa scommettere su quella che è la prima fonte di vita, che è appunto la terra. Lei fa la visita anche pastorale, mi sembra, oggi qui a Ronato, la terra bresciana di Verona, del Garda Verona. È un bel segnale, ma soprattutto è anche un segnale di vicinanza. Noi al Vescovo di Verona siamo fedeli, siamo attaccati. Lei oggi è qui con noi. Certo, certo, ma questo territorio che copre circa 24 parrocchie, poco più di 80.000 abitanti, è qualcosa di molto importante, anche se siamo in Lombardia, ma questo dipende da ragioni storiche, perché le diocesi vengono ben prima delle regioni e delle circoscrizioni civili. E tuttavia, se è vero che Verona è la più lombarda delle città venete, la più veneta delle città lombarde, la cosa poi non è così strana. Stamattina a predica il parroco del mio paese diceva che ci sono i lavori dignitosi. Quelli alle nostre spalle sono lavori dignitosi? Il lavoro è sempre dignitoso perché lo fa l'uomo, che conferisce dignità al lavoro. Poi però ci sono effettivamente dei lavori che non sono dignitosi quando non sono rispettosi dell'uomo, quando non danno la giusta mercede, cioè il giusto prezzo al lavoro. Oggi c'è il rischio che il lavoro venga privato della sua importanza e venga invece apprezzato soltanto il riscontro del profitto. Perciò è importante ricordare che il lavoro è ciò veramente che dà alla nostra società la possibilità di crescere armoniosamente. La ringrazio e buona visita a Ronato. Grazie, grazie a voi, buona domenica.